In conclusione, all'interno della proposta più ampia per eliminare manipolazione monetaria e credito in generale, Huerta de Soto risolve il problema del debito pubblico e quello della riserva frazionaria usando la mano pesante sulle banche. Agli statalisti questo può sembrare una espropriazione analoga a quella che i comunisti rivendicano sui ricchi. In realtà è l'opposto, perché i ricchi non sono diventati ricchi violando la legge, a meno che non venga dimostrato che siano dei criminali. Le banche invece, attraverso la riserva frazionaria, hanno prosperato proprio violando la legge con la L maiuscola, cioè il principio di non aggressione. Secondo Birindelli, un approccio non gradualistico sarebbe migliore, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello strategico. Tuttavia, nei limiti in cui questo non diventerà possibile, la proposta di De Soto è una buona proposta. Però, affinché sia efficace, deve essere unita a una strategia di limitazione del potere politico che oggi è illimitato. Denaro e legge, entrambi ordini spontanei, sono due facce della stessa medaglia. Se si vuole passare dal denaro fiat al denaro vero, questo non può essere fatto senza passare dalla legge fiat alla legge vera, con la L maiuscola, cioè dalla sovranità dei legislatori alla sovranità della legge.